Buonasera, onorevole Fiocchi, ben trovato. Buonasera a tutti. Buonasera, ben trovato e grazie soprattutto per aver accettato il mio invito a questa rubrica particolare legata appunto ad un momento molto particolare, speriamo irripetibile. Cacciatori raccontano e parliamo in questa occasione della caccia ovviamente italiana, ma anche confrontata con un orizzonte quindi più ampio che lei rappresenta, quindi l'Europa. Speriamo che il segnale sia buono, aspetto anche alcune conferme da parte dei nostri utenti nel frattempo. Fateci sapere se la linea è ok, se tutto funziona, se ci sentite bene, perché come sempre tutto provvederà in regia Dallo. Ok, sembrano arrivare alcune conferme, iniziano a salutarci, siamo già collegati molti. Allora, onorevole, entriamo direttamente nel tema, nel momento, un momento drammatico che però noi cacciatori abbiamo dato prova di comunque sia di affrontarlo con il solito spirito di partecipazione, di generosità che ci contraddistingue sia per quanto riguarda le donazioni, l'impegno in prima persona, il suo che sta dimostrando nelle zone tra l'altro tra le più colpite in cui risiede. Nel frattempo però vedo maturare anche una certa preoccupazione, perché sappiamo quanto essere cacciatori sia comunque sia non solo qualcosa di legato alla stagione venatoria, ma un vero e proprio stile di vita. E quindi magari molti stanno affrontando, si stanno aiutando in questo periodo con il ricordo della stagione passata, quindi preparandosi alla stagione in arrivo, sognando momenti più belli e diversi da questo. Però arrivano delle voci, alcune confermate, alcune meno, fake news, girano sul web e in molti quindi chiedono pareri, chiedono rassicurazioni e conferme sulla prossima stagione. Pensa che anche all'interno di una situazione così seria e così grave possa arrivare anche questa volta qualche strumentalizzazione da parte dalle solite parti, da parte dei nostri detrattori nei confronti del mondo della terra? Ma allora, sicuramente c'è in giro di tutto e di più, tra cui ho visto una fake news che voleva cancellare la caccia per 3 anni. È una roba da pazzi. Bisogna avere pazienza e non credere a quello che si vede, soprattutto sui social media. Il governo ha fatto una task force anti-fake news che mi viene un po' da ridere, perché alla fine controllerà solo la carta stampata, ma non riuscirà a controllare i social media. Detto ciò, in questo momento la situazione è che ho contattato l'ISPRA sulla problematica, questo è tipica della caccia alpina, ma non solo, dei censimenti. Si rendono conto che, visto le limitazioni in essere, i censimenti sarà difficile farli in maniera esaustiva, o addirittura sarà impossibile farli, per cui per adesso la loro posizione è quella di mantenere i numeri dell'anno scorso e comunque continuare come se niente fosse. Tutto il resto è sotto controllo, ma dobbiamo comunque essere molto vigili, perché si sente di tutto e di più,
E ogni scusa è buona per fare una limitazione di quelli che sono i nostri diritti fondamentali da cacciatori. Io sto vigilando, sto guardando la regione Lombardia, cosa sta facendo, sto guardando Ispra, ovviamente, che è un attore importante sul nostro futuro, e così andiamo avanti. In questo momento non ci sono ragioni di dire che la stagione di caccia sarà cancellata, salvo ovviamente che queste limitazioni sulla nostra possibilità di movimento continuino in infinito. Adesso spero di no, ma è chiaro che se Certo. a agosto, settembre, ottobre siamo ancora nella stessa situazione di adesso, la caccia è un sogno. Però allora avremo un problema molto più grande che andare a caccia, perché se dopo 6 mesi non abbiamo debellato il virus, siamo veramente nel brutto problema. Il punto è questo, se è vero come è vero, è confermato fortunatamente da molte fonti, in qualche modo la situazione si sta... La situazione sta in qualche modo un po' migliorando, sta volgendo verso una fase nuova. Questo si ripercuoterà positivamente, quindi, anche per quanto riguarda il nostro universo, questa nostra passione, che tra l'altro, fra tutte le attività, è bene anche a volte essere un po' manca quella razionalità e quella logica per ammettere che anche una di quelle attività che forse. Fra le ultime, forse dovrebbe vedersi minacciata svolgendosi in terreni aperti, molto spesso in solitaria. Quindi ho capito forte e chiaro il suo messaggio. Stiamo attenti, ma ancora nessuna cosa è data per certa. Si continua di questo passo sulla via del miglioramento. Quindi ci sono ottime speranze che tutto torni come vogliamo alla normalità, e a caccia andremo come siamo sempre andati. Quindi attenzione a filtrare le notizie e soprattutto attenzione e prepararsi. Quindi già un invito a chi lo vogliamo rivolgere. Io lo rivolgerei anche alle associazioni venatorie, a tutti quelli che sono un po' gli organi anche di controllo delle notizie e anche del diritto dei cacciatori. Quindi attenzione ad arginare ogni tentativo di strumentalizzazione che possa arrivare. Sì, comunque se vedete dei casi un po' strani o delle cose così, non esitate a contattarmi. La mia email è parlamentare, la trovate sul sito del Parlamento europeo, mi scrivete, c'è qualcuno che vi risponderà e me la porterà alla mia attenzione. Per cui se devo buttare il mio peso che non è leggero, l'uno lo faccio volentieri. Certo, grazie per questa disponibilità. Bene, arrivano già le prime domande che parlano già di primi provvedimenti, anche in Toscana. Ci dice Lorenzo, al momento hanno posticipato di un mese i vari pagamenti e che tra l'altro non verserà. Finché la situazione non sarà definita. Sì, tra l'altro, un po' di scetticismo è più che sensibile da parte dei cacciatori. No, quello sicuramente, anche perché purtroppo il governo su alcune date e previsioni è stato un po' vago e ondivago, per cui è anche difficile capire cosa succederà. Per cui siamo un po' tutti alla finestra. Di buono, la maggior parte delle regioni hanno posticipato tutte le questioni sia fiscali che appunto di riconsegna del lenzuolo da caccia, tutte quelle robe lì. Per cui questo è un bene. Vedremo come andremo a finire. Dobbiamo stare un po' alla finestra e guardare e reagire in fretta. Certo. Per quanto riguarda il nostro mondo, chiamiamolo parallelo, che è tutto il mondo economico, comunque sia, è fondamentale, è molto importante, perché lo ricordiamo, vale la pena anche per chi ci segue e non è cacciatore. L'indotto creato da questa nostra passione, dal mondo venatorio, dal tiro sportivo, poi in generale, vale un punto percentuale di PIL del nostro paese, quindi ci sono anche molte aziende che stanno come noi e forse molto più di noi aspettando
delle risposte, dei provvedimenti concreti, vuole dare un messaggio a tutte le aziende del nostro comparto. E allora, io sono europarlamentare, per cui l'unica cosa che posso fare è fare pressione sugli altri parlamentari italiani perché facciano riprendere le attività produttive del nostro comparto in maniera sicura, perché la mia considerazione è sempre ragioni pratiche. Io posso andare all'Esselunga a comprare da mangiare, con un controllo molto meglio fatto posso anche produrre munizioni e fucili. In questo momento tutte le aziende che producono fucili, armi, accessori e compagnie e munizioni sono chiuse, salvo per eccezioni date dal prefetto per produzioni militari. Io spero che nel giro di un paio di settimane questa cosa si risolva e tornino a produrre. Questo fa vedere anche comunque la differenza incredibile che c'è dal punto di vista proprio culturale tra noi e Stati Uniti. Negli Stati Uniti le aziende produttrici di armi e munizioni sono considerate strategiche, per cui stanno lavorando a tempo pieno in questo momento. Eh sì, la differenza fra noi e gli altri sarà poi il tema centrale su cui andremo a vertere da qui a pochi istanti. Nel frattempo terrei a portare a tutti i nostri utenti il saluto di tutte le aziende che nel frattempo mi hanno anche contattato personalmente, che comunque sia tengono a far sapere che sono vicine a tutti noi, alla nostra passione, e anche loro insomma sottolineano l'importanza di un messaggio coraggioso, è quello di appunto non mollare, aspettare, le aziende ci sono e sono pronte a ripartire come e meglio di prima. Onorevole, per quanto riguarda sempre le questioni correlate alle limitazioni, all'Europa, abbiamo assistito poco tempo fa al ritorno di un tema fondamentale per la caccia e il tiro sportivo, cioè a un possibile bando del piombo nelle munizioni, a cui lei si è opposto, lo abbiamo visto, con un intervento deciso in Europa. E ha portato anche a sostegno dei documenti sulla tutte le prove che vanno a testimoniare poi la mancata tossicità di questo elemento. Ci sono novità al riguardo? Ma allora, da un lato devo dire la grossa novità che ovviamente con questo dramma del coronavirus tutte queste questioni stanno per slittare di almeno un anno. Ho fatto personalmente delle domande, proprio delle interrogazioni specifiche per dire ragazzi qua abbiamo un altro problema, per cui del piombo ne parliamo tra un anno, mettetelo un attimo in naftalina, andiamo avanti. Lo so che sono un guadagnare tempo, però è abbastanza importante, anche perché parallelamente, e qua torno a quello che dicevo di prima di vigilare, esce dall'assessore dell'agricoltura lombarda un provvedimento sulla caccia in deroga agli storni e ai piccioni per i danni all'agricoltura, e questo si permette di mettere dentro con munizioni possibilmente senza piombo. E dico, ma dove l'hai presa questa roba qua? Per come ti permetti di anticipare una cosa che non esiste né a livello legislativo né a livello normativo? Per cui comunque c'è sempre questa spinta, bisogna sempre vigilare perché questo attacco al piombo arriva da tutte le parti. Da quello che posso dire io avendo vissuto il divieto del piombo sulle cacce acquatici negli Stati Uniti ben 35 anni fa, è provato che grossa concentrazione di piombo, soprattutto sulle anatre che si cibano sul fondo del laghetto o del ruscello, possono portare al saturnismo sul singolo individuo, ma non hanno grossi problemi sulla specie. Il problema della specie, del numero delle specie, è che devono avere il loro ambiente, punto. In America hanno tolto il piombo su delle cacce specifiche a degli animali specifici, che sono poi tutti i migratori, le oche e le anatre, ma tutto il resto, adesso un pochino macchie di leopardo con la California in primis, stanno arrivando anche lì, ma tutto il resto non hanno tolto niente. Infatti si sono visti i numeri degli animali di tutte queste specie che sono cresciuti a dismisura,
Per cui questo, secondo me, è un esempio molto pratico e pragmatico che questa demonizzazione del piombo è solamente una questione proprio ideologica dei nostri amici. Sanno che togliendo il piombo dalle munizioni andranno a impattare in maniera importante sulla nostra attività venatoria, soprattutto sulla caccia dei piccoli migratori, dove necessariamente o avremo una munizione che sarà sotto standard o dovremo pagare molto di più le munizioni, per cui verosimilmente io penso soprattutto ai pensionati delle valli di Bergamasca eccetera eccetera, avremo una riduzione sensibile dei cacciatori perché non potranno più permettersi di acquistare munizioni o saranno schifati dalla performance delle munizioni con i palini in acciaio. Questa è la questione, bisogna lottare, noi lotteremo, continueremo ad andare avanti e... Ci sono però, devo dire, alcuni buoni aiuti a livello europeo, per fortuna molti più che in Italia, perché il problema adesso è l'Italia, ma a livello europeo ci sono tante nazioni che mi stanno seguendo, abbiamo fatto un gruppo compatto e stiamo combattendo per evitare questo approccio insensato ideologico dei nostri nemici. Per cui qualche speranza ce l'abbiamo, io lo smetto di lottare, andiamo avanti. Certo. Anche perché è come sempre il cercare un appiglio per vedere, come si suol dire, la pagliuzza per non vedere poi il problema reale, che è quello della sottrazione dell'ambiente alle specie selvatiche, che in un paese ormai che non regge una antropizzazione più pesante di quella che già c'è. Quindi anche se vogliamo rilanciare invece, anche un ricalcolo di quelle che sono le zone concesse alla caccia, che appunto anche secondo la legge dovrebbero esserci, quindi quei territori sottratti alla caccia che dal 1992, l'anno della legge, ad oggi, quante oasi, quante riserve, quanti parchi sono nuovi, sono stati istituiti, e mai a favore quindi dei cacciatori è avvenuto poi invece un ricalcolo effettivo delle zone, un ripristino ambientale per favorire quindi la permanenza, la sosta delle specie. Se qualcosa di buono è arrivato, è stato fatto dai cacciatori nelle varie aziende faunistiche, da coloro che si consorziano, si aggregano e quindi gestiscono da soli il territorio, e dico per esperienza personale, e grazie al lavoro che svolgo ho veramente visto delle realtà che hanno dato dei risultati. Quando c'è la gestione dei cacciatori, i risultati davvero ottimi. A proposito di questo, onorevole, questo virus ci ha dimostrato come l'economia e la tecnica, che molto spesso progrediscono veramente a ritmi forsennati, dimenticando anche l'uomo e la natura, si siano bloccati improvvisamente di fronte ad un virus. E questo ci ha messo, oltre a bloccarci, ci ha dato anche l'occasione, credo e spero, di riflettere, no? Sulla figura anche di un uomo preparato, quale il cacciatore, di un uomo che vive quindi un rapporto concreto, quotidiano, con una natura che conosce e quindi frequenta. Da questa battuta d'arresto, non pensa che sarebbe auspicabile o possibile un rilancio della figura del cacciatore, quanto mai necessario come sentinella vera del territorio, ma anche riconosciuta da tutti gli altri, non solo dircelo fra di noi, ma anche portare il cacciatore attraverso delle proposte all'interno delle scuole, mettere la figura del cacciatore a contatto con i ragazzi per far conoscere in maniera più vera, concreta e quindi anche costruttiva la natura? Ma allora, sicuramente il mondo nostro venatorio deve fare una trasformazione da tutti i punti di vista, perché diciamo che la base è ottima, perché comunque siamo tutti persone per bene, con la finestra pulita, che facciamo un sacco per l'ambiente, e
comunque è una parte importante della società, non a caso quando vai a vedere la protezione civile, chissà perché sono dentro tutti i cacciatori, vai alle riunioni alpini, la metà sono cacciatori, chi fa l'antincendio dalle nostre parti sulle Alpi, chissà perché metà sono cacciatori, non vedo animalisti o altra gente di questo genere, chi fa recupero ambientale sono sempre noi. Noi difettiamo, secondo me, dalla mancanza di comunicazione ben fatta, cioè parliamo molto tra di noi, ma non andiamo a far capire al grosso della popolazione, che vi posso assicurare che il 95% della popolazione non ha una grossa un'opinione una maniera o nell'altra verso i cacciatori. È chiaro che se tu vai dalla signora e gli fai vedere l'uccellino straziato, dici ah, cacciatore maiale assassino, però tendenzialmente la gente non ha un'opinione su di noi, per cui è molto importante, sarebbe molto importante comunicare quello che facciamo, come lo facciamo, perché dobbiamo traiettare verso una figura nuova del cacciatore. Io sto combattendo tante battaglie, purtroppo questo coronavirus e tutto si è un po' impallato, ma il cacciatore e anche il pescatore, che comunque è nostro cugino e ha problematiche simili alle nostre, come sentinella dell'ambiente, perché sono le persone che vivono l'ambiente e vanno a vedere dove sono i problemi e capiscono molto di più di tutti gli altri che gli animali senza l'ambiente non ci sono, per cui la loro stessa passione scompare senza l'ambiente, per cui di fatto sia i cacciatori che i pescatori sono i più grandi ambientalisti che ci sono, perché senza l'ambiente non hanno la loro passione. E questo è importante. Devo dire che il coronavirus purtroppo nella sua tragicità ha comunque compattato un pochino le associazioni, che è uno dei problemi grossi che abbiamo noi in Italia, di avere un po' troppe associazioni. Questo faccio subito l'esempio classico che sanno tutti della Francia, che hanno un'associazione sola con 1.400.000 cacciatori. Quando il presidente di quell'associazione va a Macron senza neanche annunciarsi, Macron lo riceve e scatta sull'attenti. Noi con le nostre 10-11 associazioni contiamo meno del 2 di picche, purtroppo. Per cui comunque è fondamentale il concetto del uniti si vince. Dobbiamo stare uniti, dobbiamo comunicare assieme e dobbiamo dimenticare certe piccole lotte di cortile o di poltroncina che non hanno proprio senso, perché in questo momento veramente ci giochiamo il futuro della caccia ed è importante essere uniti, è importante dare un'immagine diversa alla popolazione generale. È inutile comunicare con i nostri nemici animalisti anticaccia, perché tanto non li convinceremo mai. Avete visto probabilmente gli insulti ricevuti da Mocavero e 100% animalisti. Ieri è uscita un'altra cosa bellissima del momento anticaccia, in cui mi onoro di essere stato chiamato caccia merda con due M e altri insulti di questo genere. Però questi qua sono una minoranza di poche persone che purtroppo prendono tanti soldi anche dallo Stato e dall'Europa e riescono a essere, facendo gran cassa, urlando e facendo molta più pubblicità di noi, a sembrare tanti, sembrare parte dell'opinione pubblica. In realtà sono quattro gatti, noi siamo molto più numerosi, ma stiamo zitti, teniamo un basso profilo. Questo secondo me è sbagliato, perché dobbiamo essere fieri di quello che facciamo, perché veramente facciamo un servizio incredibile, non solo alla società, ma anche all'ambiente, che è fondamentale. Certo, certo. No, anche perché è giusto dire le cose così, in maniera chiara e netta come stanno, senza tirarci intorno, perché è stato sempre il nostro problema. Tutti sembrano concorrere alla ricerca di una soluzione, quando poi l'unica soluzione sarebbe quella di fare comparto unico e ottenere poi così dei risultati, perché tanto non dobbiamo insegnare nulla a nessuno, perché si parla alla fine di risultati concreti che si ottengono o avendo del riscontro, quindi economico, o contando come numeri. Quindi noi a livello economico siamo un comparto importantissimo, siamo stati sempre un'eccellenza riconosciuta nel mondo.
mancherebbe la parte in teoria più semplice, cioè quella di riconoscersi come tali all'interno appunto di, non dico un'unica associazione, se mai fosse possibile, ma quantomeno auspicabile, e poi portare avanti le nostre ragioni. Spero che questo suo appello possa arrivare. Io da parte mia quello che posso fare è continuare nella comunicazione, così come attraverso la testata Forante cerchiamo sempre di impegnarci di fare. Posso cogliere anche un'ulteriore occasione qui in diretta di invitare i vari presidenti nazionali a sedersi come lei ha fatto, per portare le loro ragioni e spiegarcele, farcele capire le ragioni di una divisione ancora così lontana da trovare una soluzione, per rispondere anche alle tante domande che gli stessi cacciatori pongono e arrivare appunto a dei risultati che alla fine è l'unica cosa che conta davvero per i cacciatori, per chi ha questa passione. Allora, onorevole, arrivano anche delle... Scusa se ti interrompo un attimo, perché sempre parlando di quello che è la figura del cacciatore, ho visto l'altro giorno un video di Fiumani del CPA, presidente del CPA, che era estremamente interessante nelle sue proposte, secondo me molto pratiche, che dovrebbero essere usate da tutte le associazioni, tra cui riportare il porto d'arma ai 16 anni, perché comunque non dimentichiamoci che noi come categoria dobbiamo ringiovanire, per cui è importante portare dentro i giovani nella nostra categoria, e aprire anche comunque la libera circolazione della caccia in Italia, cosa che ultimamente è stata fortemente limitata, che secondo me è un male, perché alla fine poi cosa succede? Succede che molti cacciatori si stufano e vanno a caccia all'estero. Quando, e prima parlavamo di questioni economiche, quando l'indotto della caccia sui nostri territori, alcuni splendidi, soprattutto al sud, ci sono dei posti incredibili con la natura selvaggia, con gli animali spettacolari, non rendono neanche un decimo, un ventesimo di quello che fattura la Romania o la Bulgaria o l'Ungheria sui nostri cacciatori che andavano a cacciare, per cui anche questo sarebbe importante riportarlo in auge, perché comunque riporta la cultura venatoria all'interno della società. Certo, e anche perché questo ci dà modo di fare il solito parallelismo corrispettivo con l'Europa. Sappiamo che quello che da noi è un miraggio ritornare, a parte che le cose le sapevamo fosse far bene in passato, era possibile una volta andare a caccia a 16 anni con l'autorizzazione del genitore. E in Spagna, come ci ricorda anche uno dei nostri utenti, lo salutiamo, ciao Antonio, in Spagna a 14 anni accompagnato dal padre, e in Francia a 16 anni allo stesso modo accompagnato con, ma succede un po' in tutti i principali paesi europei. Quindi avevo ascoltato e accolto anch'io le tante idee positive che Fiumani aveva portato avanti, però ecco, appunto, torniamo al discorso iniziale. Fiumani sicuramente è presidente di un'associazione che si impegna, ma è una delle tante. Speriamo trovi l'appoggio nelle sue idee degli altri. Bene, arrivano intanto dei saluti anche per lei. Continuo a salutarvi, ragazzi, Maurizio, Giulio, saluti a tutti e grazie di essere così numerosi. Arrivano anche delle domande specifiche per quanto riguarda la caccia selettiva, ma non so se può avere delle nozioni a riguardo. Chiedono se sarà possibile la caccia selettiva dato che non sono stati svolti i censimenti. È una domanda tecnicamente corretta, perché questo è il periodo in cui si vanno a svolgere i censimenti sul campo, però non so se è stato già deciso qualcosa, o io credo che sia al momento tutto sospeso. Ma adesso la posizione ufficiale dell'ISPRA è che useranno i numeri del corso, per cui sospenderanno i censimenti e andranno avanti tutto come se li avessero fatti.
È chiaro che dentro di noi dell'ISPRA non è che mi fido tanto, per cui va monitorato, va vigiliato che non cambino idea e tirano fuori questa scusa per fregare chi fa la caccia di selezione. Ecco. Contemporaneamente c'è tutta una serie di altre attività, tanto per deprimerci, i nuovi piani, soprattutto in Valtellina, eccetera, eccetera, che hanno riposto tutta una serie di cose, me ne stavo occupando, ma poi col coronavirus è andato tutto un po' in cantina, in cui venivano specificati dei periodi di censimento su delle varie specie che non avevano nessun senso, cioè chi ha scritto quella roba lì che sta proponendo in Regione Lombardia e veramente non ha idea di cosa sia un animale, di cosa faccia, di quando si riproduce, di quando cova, eccetera, eccetera. Bisogna sempre lottare, perché cioè, ti arrivano fuori queste minacce veramente da tutti gli angoli, ma andiamo avanti, cioè, non mica bisogna deprimersi, bisogna combattere. Assolutamente, no, siamo da cacciatori siamo abituati alle attese, alle strategie, almeno quanto loro, ai contrattacchi, quindi rispondiamo colpo su colpo, anche se così non dovrebbe essere, perché il punto ormai lo abbiamo focalizzato, ci vuole più unione, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione per raggiungere i risultati. Possono ancora permettersi questo lusso di mettere sempre in discussione tutto, di farci sentire sempre come inopportuni o a rischio, soltanto perché non si rendono conto di quanti davvero possiamo essere, di quanto anche questa figura possa essere non impattante, anzi di aiuto per il territorio. No, e poi su questa roba qua, adesso vediamo un po' come, ovviamente, di nuovo, in tempi di coronavirus è difficile pianificare qualsiasi tipo di azione o di qualsiasi cosa. Detto ciò, su tutte le questioni importanti, in Lombardia adesso parlo, però anche nelle altre regioni, l'esperienza dell'anno passato è stata negativa. C'è stato un decreto per la riapertura dei roccoli nelle nostre zone che è stato subito portato al TAR dai nostri nemici e via dicendo. Una delle cose in cui secondo me noi cacciatori dobbiamo fare una pressione forte è convincere i consigli regionali a non fare decreti ma a fare leggi regionali, perché sono molto più difficili da attaccare e ci mettono molto più tempo e devono spendere più soldi, mentre quando vanno al TAR paghiamo noi i loro avvocati, i contribuenti, invece se dovessero andare ad attaccare una legge regionale è tutta un'altra cosa. Per cui su questo dobbiamo farci vedere, cioè io non escluderei anche di andare qualche decina di migliaia di persone sotto il Pirellone a Milano a manifestare il giorno in cui devono decidere su una cosa di questo genere, perché mi sono stufato che a parole sono tutti d'accordo, poi quando vanno a votare si fa il voto segreto e chissà perché la specie in deroga scompare o il calendario va a farsi benedire. Per cui questo è importante, farsi vedere di nuovo, comunicare, basta, basso profilo, andiamo là e urliamo, ci siamo anche noi, non ci sono solo gli animalisti, e adesso mi spiegate perché avete votato contro una cosa di questo genere o perché avete fatto questa cosa. Cioè devono essere responsabili di quello che fanno, e che è il principio della democrazia, la democrazia in generale. Voi mi avete letto, io faccio una pirlata, avete il diritto di venire da me e dire ma che cazzo stai facendo, fiocchi. E la stessa roba tutti i consiglieri della regione Lombardia, della regione Marche, della regione Piemonte e via dicendo. Per cui dobbiamo essere più forti nel spingere il concetto di democrazia rappresentativa, mi rappresenti ma hai anche un dovere nei miei confronti, questo è fondamentale. E ne sta dando anche un esempio di un'espressione anche più diretta, perché è molto bello, molto efficace anche questo metodo, e per questo la ringrazio ancora di essere qui per dar modo di confrontarsi. Non è cosa scontata, anzi è un'eccezione dare la possibilità anche ai propri elettori, in questo caso parliamo appunto dei cacciatori, di porre domande, avere risposte dirette. Ci vuole una certa concretezza e anche onestà nel farlo. Nel frattempo vado avanti ponendole alcune domande che arrivano, alcune molto concrete, che infatti salutiamo Emanuele, ci pone una questione, adesso immagino arriverà
come anche conseguenza di questo periodo. I selvatici si stanno già infatti riappropriando di zone, di centri abitati, si stanno avvicinando. Ovviamente, come l'uomo si fa da parte, la natura giustamente sovrasta ogni cosa. Ci sono già dei rimedi, delle politiche mirate in questo senso? No. Porre una qualche soluzione ad un'eventuale emergenza? Non c'è niente che è comprensibile, visto che l'emergenza del virus è più grande di qualsiasi altra cosa. Però questo è la nostra. Da questo punto di vista, e lo dico se vogliamo a malincuore, perché tanti amici ci hanno lasciato, ci sono tante persone, tanti lutti, per cui dire c'è una cosa positiva al coronavirus è una roba brutta da dire, però è effettivamente così, perché questo virus sta mettendo in luce le mancanze del nostro stato, delle nostre regioni, della nostra organizzazione, delle nostre regole. Per cui io auspicherei che, a forza di presentarsi cinghiali in centro e caprioli da tu per tutto, eccetera, 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 questi animali che si stanno riappropriando della città, forse allora l'opinione pubblica sarà un pochino più propensa e spingerà i nostri rappresentanti regionali e statali a darci gli strumenti a noi cacciatori per controllare in maniera scientifica, con i numeri, con tutte queste emergenze di invasivi e di nocivi, e per cui parlo anche non solo dei cinghiali, delle nutrie, dei cormorani, dei pesci siluro, ma anche il lupo, che è un'altra roba. Solo parlarne vieni crocifisso dagli animalisti, ma scusate, vanno controllate. L'uomo ha questo dovere e deve farlo. E sarebbe importante avere il supporto dell'opinione pubblica su queste cose. Certo, perché tanto alla fine il discorso della comunicazione serviva proprio a questo. Aiuta in qualche modo ad avvicinare il mondo della natura un po' di più a chi invece ha un'idea un po' distorta della natura, perché far capire all'opinione pubblica quanto sia impattante una specie fuori controllo, ancora no, ma quasi, sull'agricoltura, sulla zootecnia, è una cosa che comunque sia devono in qualche modo recepire nella maniera più competente, ma anche più concreta possibile. E credo che dovremo arrivare a questo, quindi è quanto mai auspicabile un arrivo del cacciatore, della figura del cacciatore, riconosciuta per la sua competenza nei vari no, questo sicuramente, perché poi qua sono sempre gli animalisti che mi dicono faccio la cena vegana e doniamo i soldi alle gattare, oppure io c'ho un gatto in casa per cui conosco la natura. Dico, ma cioè, vai fuori, vai nei boschi, vai a vedere cosa sta succedendo, capisci cos'è un cinghiale, come si riproduce, dove, che danni può fare all'agricoltura e tutte queste cose qua. Non sanno niente e pretendono, arroganti, di venire a insegnare a noi queste cose qua su questi animali, ma non esiste, sono degli arroganti schifosi. Eppure è così. E purtroppo c'è tanta di questa gente anche a livello governativo che poi va a scrivere le leggi, le normative, per cui è un attimo che succedono i patatrac. Certo. Parliamo anche delle appunto di quelle che sono le aree protette, la gestione dei parchi e di tutte le riserve naturali. Sappiamo che in questo deteniamo uno dei primati per numero, non sicuramente come qualità della gestione, perché sappiamo che quale sia la differenza sostanziale fra la parola parco nel resto d'Europa, negli altri paesi, e invece in Italia. Nei parchi degli altri paesi la caccia è tollerata, non solo tollerata, è permessa proprio in maniera normale. Invece non lo sono tante altre attività umane
molto più impattanti. In Italia tutto l'opposto, vediamo zone lasciate al degrado, all'abbandono, i parchi sono zone semplicemente interdette alla caccia e poi lasciate a se stesse. Cosa potremmo dire al riguardo? Purtroppo, allora, sulla questione dei parchi, molti tengono dalla colpa all'Europa, ma non è colpa dell'Europa, è colpa dell'Italia, perché come dicevi tu prima, in altri paesi la caccia dei parchi è possibile, anzi regolamentata, ma c'è. Addirittura in Francia la caccia di selezione dei parchi viene demandata ai cacciatori, per cui vanno a caccia nei parchi, e c'è una gestione comunque dei parchi fatta come Dio comanda. In Italia la tendenza, facciamo il parco e poi viene abbandonato per mancanza di risorse regionali o statali a un degrado allucinante, che se solo lasciassero ai pescatori, ai cacciatori, agli addestratori di cani, ma anche gli stessi agricoltori far qualcosa nei parchi, sicuramente ci sarebbe un controllo dell'ambiente molto migliore di quello che c'è adesso, perché adesso di fatto i parchi sono diventati o discariche o aree di spaccio, cioè una cosa pazzesca, e questo è veramente allucinante. Un'altra cosa che, visto che parliamo sempre di Europa e d'Italia, che è il concetto poi comunque delle specie cacciabili. Allora, le specie cacciabili purtroppo, e questo è quello che mi hanno detto, io non c'ero perché sono relativamente nuovo come politico, ma quando è stato fatto tutta la selezione delle specie cacciabili, periodo di key concept, ho visto alcune domande sui key concept, purtroppo l'Italia, come al solito, e l'ho già vissuto sulla mia pelle su parecchie riunioni sulle questioni del piombo nelle munizioni, non si presenta neanche alle riunioni. Per cui alcune di queste liste, alcuni di questi calendari sono stati demandati al rappresentante norvegese, e voi capite benissimo, il rappresentante norvegese del tordo, che pure ce l'ha, non gliene frega niente dal punto di vista venatorio, e non gliene frega niente del periodo di caccia giusto in Italia, perché lui è a 6.000-2.000 km più a nord. Per cui su questo siamo noi che abbiamo fatto casino, e uno si dovrebbe domandare come mai negli altri paesi lo possono cacciare, vedi la Francia, e in Italia no. Oppure, altra cosa, prima citavo l'assessore dell'agricoltura, per i danni all'agricoltura ti concedono di sparare ai tordi, ma andare in attività venatoria a sparare ai tordi che creano il danno all'agricoltura non si può. Allora me lo devo spiegare, perché se creano il danno all'agricoltura vuol dire che ce ne sono troppi. Se ce ne sono troppi potremmo cacciarli, che forse è un'azione preventiva per prevenire i danni all'agricoltura. Ma sembra che questi concetti semplici di buon senso non esistono purtroppo nella politica di oggi giorno. E questa è la situazione. Certo. C'è qualche chance di miglioramento, poi di cambiamento? Si può cambiare questo ordine delle cose? Oppure bisogna accettarlo come qualcosa, come succede per la maggior parte delle volte, con le leggi che ci riguardano, che riguardano il mondo venatorio, come ormai dati di fatto da accettare vita naturale. Allora, sicuramente, adesso di nuovo il coronavirus ha sparigliato tutto, una delle cose fondamentali che io mi sarei impegnato in prima persona è nelle prossime elezioni regionali, che in teoria dovevano avvenire a brevissimo, adesso non si sa quando, il concetto era di nuovo uniti si vince, invece di fare come al solito, cui un'associazione appoggia il candidato della Lega, l'altro appoggia il candidato di Fratelli d'Italia, quell'altro appoggia il candidato di... Uniamo tutti i cacciatori, che siamo tanti, e assicuriamoci di avere almeno uno o due consiglieri nei consigli regionali di ogni regione. Perché quello è un passo fondamentale, perché hai il pirino dentro e hai le informazioni in prima battuta ed immediate. Poi bisogna fare comunque un network, cioè io da europeo al Parlamento europeo devo rompere le scatole ai miei amici o anche nemici a Roma, come quelli in consiglio regionale. E quando si sa che è la notizia che sta passando qualche tipo di legge o decreto regionale sulle specie in deroga, sui calendari, su quel che è, noi dobbiamo farci sentire.
E se tutto fallisce vuol dire anche andare in 10.000 di fronte al palazzo della regione e dire siamo qua e adesso ci spiegate perché state votando in questa maniera. Ecco, appunto, la seconda domanda sarebbe stata questa: è possibile che i cacciatori debbano solo tra virgolette subire, comunque accettare le varie leggi, modifiche, decreti senza mai essere chiamati in causa per o quantomeno senza mai fornire ai cacciatori delle motivazioni scientifiche, tecniche, supportate da, non da ideologie del momento, ma da prove concrete, perché mi sembra come popolo di parlare a nome di un popolo che comunque sia sa farsi carico delle proprie responsabilità, sa essere responsabile, quindi se ci si chiede di rinunciare a qualcosa, siamo in grado di rinunciare e siamo, però vogliamo sapere il perché ci viene, almeno sapere il perché e poter partecipare a qualche modifica o miglioramento, perché neanche nei miglioramenti veniamo mai coinvolti. Rappresentiamo una sorta di bacino sicuro per quanto riguarda, come una risorsa da sfruttare, però senza mai chiamarla in causa o anche sfruttarla nella maniera almeno costruttiva. Speriamo di cambiare qualcosa in meglio per il futuro. Nel frattempo ci sono tanti. Ti chiedono anche qualcosa sulla gestione della stanziale, della piccola selvaggina stanziale, sui miglioramenti ambientali. Ha qualche prova di come funzioni negli altri paesi in Europa, di come si agisca sul territorio a favore anche di piccoli selvatici? Perché molto spesso, infatti, ultimamente la caccia è sempre vista come un contenimento di ungulati, del prosperare comunque sia di degli ungulati. Per quanto riguarda la regina stanziale, ha qualche suggerimento, qualcosa di propositivo da parte di altri paesi? No, di particolarmente propositivo no. Ovviamente se si guardano i numeri, la caccia in Europa sta virando violentemente verso gli ungulati e soprattutto i cinghiali, ma solo per una questione di numeri. Ecco. In altri paesi hanno meno problematiche di noi, soprattutto in Nord Italia, perché hanno molta più natura. Cioè, pensiamo alla Germania o alla Francia, per cui anche la gestione della selvaggina stanziale, sia in emissione, chiamiamola così, artificiale, che non, è molto più facile che da noi, questo sicuramente. Non c'è una soluzione particolare, secondo me alla fine, e torno alla mia esperienza, perché ero stato un attore comunque in prima persona quando c'è stato la questione del divieto del piombo nelle zone umide negli Stati Uniti. Loro intelligentemente sì, hanno tolto il piombo nella caccia alle anatre, ma hanno anche messo dei fondi che poi sono stati continuati a livello privato dalla Ducks Unlimited e hanno recuperato migliaia e migliaia di ettari quadrati e di ettari di superficie umida per facilitare l'emigrazione delle anatre e per creare molto più ambiente naturale per queste specie, e secondo me quello è stata la cosa vincente. Per cui, di nuovo, torniamo ai parchi. I parchi potrebbero essere un'occasione incredibile per diventare dei polmoni di produzione, tra virgolette, passatemi il termine sbagliato, di fauna stanziale. In realtà invece sono il degrado più totale, ma si potrebbero essere usati per fare come un incubatorio per poi andare a disperdere degli animali veramente selvatici, non immessi, su tutto il territorio per la caccia. Esatto, chiarissimo. Infatti ritorna il connubio fondamentale ambiente e selvaggina. Infatti parlava degli altri paesi europei, ecco, quindi la risposta è arrivata per molti nostri utenti.
non è soltanto questione di gestione della selvaggina, è gestione del territorio che poi rende possibile la presenza di una selvaggina poi da gestire nei determinati modi. E questo mi apre, questo discorso mi lascia spazio per un'altra domanda, che è il rapporto, mi dica se sbaglio, forse una volta più stretto, più vicino fra agricoltori e cacciatori, sono stati un po' allontanati dalle, anche un po' complice l'Europa con alcune politiche che lasciano un po' lo spazio anche all'abbandono di alcuni territori, quindi non a quelle coltivazioni, a quella tutela del territorio anche da parte degli agricoltori, che potrebbe invece andare a favore anche dei cacciatori, pur restando un connubio funzionante negli altri paesi europei, perché sappiamo come la caccia venga gestita in comprensori comunali, quindi con l'accordo di proprietari, conduttori dei fondi, cacciatori. Andoci ancora in Italia non sembra anche molto che si sia divaricato molto questo rapporto, si siano allontanati. Sì, c'è stato un allontanamento. Bisogna dire che, come al solito, la situazione italiana è un po' diversa da tutto il resto del mondo. Ci sono alcune impostazioni legislative che sono decisamente diverse. Cioè, vediamo il mondo anglosassone: tu sei il proprietario del terreno, per cui sei anche il proprietario degli animali sul tuo terreno. Per cui, se tu, cacciatore esterno, vuoi andare a cacciare nel suolo, devi andare a parlare col proprietario e gli chiedi: posso andare a cacciare, no? E questo è un meccanismo interessante, perché è un meccanismo che da un lato rende interessante per l'agricoltore far entrare i cacciatori, perché adesso mi ricordo quando lavoravo in Missouri, il mio vicino di casa, che aveva 6.000 ettari coltivati a grano turco, mi ha messo tutte delle belle file di girasoli, e io facevo delle stagioni di caccia sulle tortore spettacolari, cazzo, per cui io ovviamente gli riconoscevo dei soldi, lui coltivava i suoi campi in modo da creare l'ambiente ideale per certe specie che interessavano a me, eravamo tutti felici, lui prendeva soldi, io andavo a caccia, bellissimo. In Italia è molto più difficile, uno dal punto di vista legislativo ovviamente, ma dall'altra parte anche perché tipicamente le proprietà agricole sono molto più frazionate. Per cui uno, per fare un discorso di questo genere, dovrebbe parlare con 20 soggetti, che è quasi impossibile. Certamente sarebbe auspicabile un ritorno verso un connubio molto più forte tra cacciatori e agricoltori, anche perché gli agricoltori comunque sono molto importanti nel creare gli ambienti giusti per certe specie. Io faccio un esempio, cioè su certe zone ormai della pianura padana in cui la coltivazione intensiva ha tolto tutto quello che erano gli arbusti, gli alberi a fianco delle coltivazioni, infatti non trovi più un passero neanche per sbaglio, e siamo invasi dai corvi, i quali invece non sono infastiditi da questa mancanza di ambiente particolare del passero. E via dicendo, comunque, cioè, entri nel discorso della biodiversità, però sicuramente l'approccio degli agricoltori in connubio con la caccia è fondamentale per creare l'ambiente, e di nuovo, con l'ambiente corretto ci sono tanti animali e noi possiamo andare a caccia di più. È sempre lo stesso, torniamo sempre allo stesso punto. Certo, anche perché numericamente gioverebbe ad entrambi ritrovare quel sodalizio, che sicuramente questo allontanamento non è stato voluto dai due stessi soggetti, ma è... Lasci adesso passare lei, è un po' il divide et impera, no? Che è un po' imperversa nelle politiche di gestione, e quindi li ha visti un po' allontanarsi, ma sono sicuro che si potrebbe, ecco, con una comunicazione adeguata, tornare a parlare innanzitutto, e poi collaborare attivamente in maniera sicuramente più produttiva per entrambi. No, sicuramente bisogna cominciare a livello locale, comunque bisogna cominciare a parlare, perché io posso anche capire l'agricoltore che dice: questi qua hanno il diritto a passare e calpestare il mio terreno, magari sparano e lasciano pure i bossoli per terra e non mi danno niente, perché devo aiutarli? Per cui posso capire anche il loro punto di vista.
ma secondo me con un po' di conversazione civile si può arrivare a un punto di incontro in cui c'è interesse per tutti e due di arrivare a una certa direzione. Esatto, anche perché negli altri paesi, è bene questo precisarlo, i conduttori dei fondi che in qualche modo ostacolano o non danno il permesso alla caccia sui propri terreni, poi devono anche provvedere economicamente a tutti i danni creati poi dalla selvaggina, cosa che comunque sia può rappresentare un problema serio, soprattutto con l'invasione adesso degli ungulati. Quindi è quanto mai il connubio è quanto mai auspicabile, quindi per entrambe le parti. Ma ci sono alcune casistiche interessanti locali di connubio forte tra agricoltori e cacciatori, proprio per, da parte degli agricoltori, usare i cacciatori per tenere fuori dalle scatole i cinghiali che gli arano i campi e fanno dei danni pazzeschi. Questo sta avvenendo sempre di più e secondo me è una delle modalità intelligenti e pratiche per andare in questa direzione. Esatto, ne sono infatti anche un esempio le aziende faunistiche dove c'è questa collaborazione. Appunto, le ho fatto appunto questa osservazione, questa domanda, proprio perché grazie a questo al lavoro con Onforhunters ho avuto modo di vedere diverse realtà in cui questo connubio esiste e funziona perfettamente. Infatti, onorevole, questa rubrica si chiama Cacciatori raccontano, almeno in chiusura parliamo un attimo di lei come cacciatore. Come è diventato cacciatore, brevemente, per raccontare anche un po' di lei agli utenti, come è diventato cacciatore, quali sono gli ambienti selvatici che ama di più? Ecco, come sono diventato cacciatore, è incredibile a dirsi, visto che ho un padre, un nonno, un bisnonno cacciatore, sono diventato cacciatore per i cavoli miei, perché ero nel mezzo degli Stati Uniti a studiare e lì sono diventato cacciatore così. Perché c'erano tanti animali, perché tutti andavano a caccia, perché la cultura era quella e sono diventato cacciatore. La mia caccia preferita è sicuramente il gallo sulle Alpi. Cioè, io il mio cane senza cellulare, lo so che sono un po' asociale, però dà delle sensazioni che sono incredibili. Purtroppo non vado più abbastanza a caccia grazie al mio nuovo lavoro. Se devo ricordare forse una delle più belle cacce che ho fatto negli ultimi 2-3 anni in Africa, che non sono andato a far caccia grossa, ero a lavorare, credeteci o no, e sono riuscito a ritagliarmi un pomeriggio che ho passato per ben 5 ore a piedi da solo nella savana a inseguire un facocero finché non l'ho preso. È stata una roba da pazzi, cioè l'attesa, aspetta l'avvicinamento, il vento, il coso, cioè una roba che non mi dimenticherò mai, devo dire, una caccia che se vogliamo per chi va in Africa è una caccia povera, ma devo dire ti dà delle sensazioni spettacolari, perché è un animale difficile da avvicinare. A parte quello, niente, spero di andare più a caccia di quello che sto facendo, questo purtroppo è un lato negativo di questa maledetta politica che mi costringe soprattutto durante la settimana a essere a Bruxelles, per cui non posso neanche andare a Galli il mercoledì, e vabbè, mi tocca. Vabbè, lo fa per una buona causa e sicuramente ha le sue buonissime ragioni per farlo. Onorevole, grazie mille di questa sua partecipazione. E speriamo anche noi di poter andare a caccia come meglio di prima nella prossima stagione. Confidiamo sul suo appoggio per eventuali necessità legate appunto a questo mondo, sicuramente da difendere, come dico sempre, sia come patrimonio culturale, non dimentichiamolo mai, e poi tutto il resto economico e quindi sicuramente fondamentale eccellenza del nostro paese. Un saluto ancora, onorevole, e la ringrazio da parte anche di tutti i nostri utenti. Allora, grazie a tutti, grazie per l'intervista, grazie ai cacciatori che a differenza degli animalisti si sono rimboccati le maniche, hanno donato tanti soldi per questa emergenza, ha fatto veramente un lavoro incredibile,
a differenza di altri. Uniti si vince, e forza, combattiamo. Speriamo raccolgano anche il nostro invito le associazioni venatorie e speriamo di coinvolgerle presto in un altro intervento. Va bene. Grazie.